Accoglienza profughi. A gennaio sarà pronto un nuovo bando da poco meno di 26 milioni di euro per l'accoglienza migranti. Si prevede che tra quelli che ci sono ora e quelli che arriveranno ci sarà una stanzialità di 2.000 persone che verrà gestita come adesso nei 63 centri di accoglienza più o meno grandi in tutta città e provincia. Lo ha detto oggi il prefetto Patrizia Imprese in occasione della conferenza stampa di fine anno sulla sicurezza in città. Noi questa volta vorremmo fare una ricerca di posti, quindi nuovi centri di accoglienza, ma anche un bando di servizi, cioè praticamente cercare di avere delle società, delle cooperative che possano rendere servizio buono in eventuali strutture come possono essere appunto la Prandino o la stessa caserma Bagnoli. Il prefetto comunque rassicura, non ci saranno altri hub o grandi centri cittadini dedicati all'accoglienza oltre a quelli che già ci sono. Per quanto riguarda la sicurezza, tutte le forze armate di polizia confermano i reati sono in netto calo. A preoccupare sono però i numeri dei giornali che si basano su paradossi statistici. Se il numero dei reati viene diviso per la popolazione anagraficamente residente in una città, città come la nostra, dove c'è un forte turismo religioso e dove esiste una grossa fetta di popolazione universitaria anagraficamente non residente, determina questi paradossi. Ragione per la quale Rimini appare la città più pericolosa d'Italia e Catania sembra più sicura di Padova.